Tra social network e Vangelo c'è differenza quando si parla di amici, parola assai logora su internet, scomoda invece sulla bocca di Gesù, spiega Francesco, perché significa condivisione, compassione, fino a donare la vita come lui. Il Papa incoraggia così il Serra International, che si prefigge appunto l'amicizia coi sacerdoti per sostenerne la vocazione e accompagnarne il ministero. Amici che sanno stare vicini ai preti, che sanno guardare con comprensione e tenerezza i loro slanci generosi insieme alle loro debolezze umane. Udienza oggi in Aula Nervi ai serrani di 13 paesi riuniti a Roma per la convention dal titolo Sempre Adelante, Sempre Avanti, che il Papa legge così. È meglio procedere zoppicando, talvolta cadendo, ma confidando sempre nella misericordia di Dio, che essere cristiani da museo. Questo infatti è l'esempio di Junipero Serra, che dà il nome al movimento francescano del Settecento, zelante apostolo della California, canonizzato 2 anni fa proprio da Bergoglio. Nessun cristiano, dice oggi il Papa, può vivere l'esperienza trasformante dell'amore di Dio se non si mette in discussione, se resta legato ai propri schemi e progetti. Anche le strutture pastorali possono cadere in questa tentazione di preservare se stesse invece di adattarsi al servizio del Vangelo. Vale anche per i sacerdoti, conclude il Papa. È triste vedere che proprio noi, a volte per vanagloria o spirito di possesso, facciamo fatica a lasciare nelle mani di altri le opere che il Signore ci ha affidato.